Incredibile. Oh. Questo non è un'aula, Presidente. Eh? Non è un'aula questa. È proprio quello che dico io. È un'aiuola, cioè, tutti animali, che aula? È una? Un'aiuola. Ma no, pure il telefono. Telefono. Fammi vedere un po'. Scusate, ci dicono certamente. Pronto? Il Palagiustizia? Sì, sì. Il Palagiustizia? Sì, Palagiustizia. Chi è? Qui è? Il Presidente. Si dica. Il Presidente. Sono io. Ma lei sta a Roma? Sto a Roma, sì. Perché la sento lontana. La senta? Lontana. Mi sente lontano. Attenzione. Non lo so. Lei chi è? Scusi, io no, non è telefono giallo questo qui. Lei è capitato in una trasmissione. Ecco, chi è? Attenzione. Ci sarà un colpo di scena all'ultima udienza. Ah, pure qua? Sì. Ma vi siete pigliati il vizio in televisione, all'ultimo c'è il colpo di scena. Questa è una telefonata anonima. A me? Bravo, lei è un gentiluomo. Sì. Bravo. E lo fa in diretta, naturalmente, approfittando del fatto che non c'è. Sì. Senta, lei è un cialtrone telefonare in un tribunale, in una pubblica seduta, approfittando del fatto che c'è la televisione e c'è un telefono giallo come Augias, per dirmi che questa è una telefonata anonima. Si vergogni? No. Come no? Non mi vergogno. E no, lei si deve vergognare, se no non finisce lo scherzo. Si vergogni? Io sono un anonimo. Ah, ho capito, allora non si vergogni. Allora, arrivederci anonimo, noi dobbiamo continuare il programma, eh. Non dica subito, perché attenzione, ci sarà un colpo di scena alla prossima udienza. Ho capito, va bene, si vergogni. Ah, io le riattacco il telefono in faccia, arrivederla. Grazie. Arrivederla. Arrivederci. Guardate, io non è che... Già, mo arrivano pure le telefonate anonime, arrivano direttamente in onda. Accade di tutto. In televisione. No, signor Presidente, mi scusi. No, no. È una vergogna. Io voglio chiarire una cosa. Cari giudice, è una vergogna. Una vergogna, vedo che è d'accordo il giudice. È guardate, vergogna, io non è che voglio fare la difesa. Persone... Io sto difendendo il festival, però in questo caso specifico, signori, tutti quanti, compresi il cancelliere e tutti, questo è uno schifio. Io devo difendere anche il Presidente, che è una brava persona, perché io al posto suo, già da mo' che avrei fatto sgombrare l'aula, sì. Ma, non con il solito martello che fa lui, ma dandomi una martellata sulle gengive a tutti quanti, avete capito? È vero, sgombriamo l'aula! Ma lei la mette la mano qua, ma lei mette la mano ma qua. No! E beh, lo sgombiamo l'aula, lo sgombiamo, non lo sgombiamo l'aula, lo sgombiamo. È che...